cenone fu quello a casa Coniglietti. Il nonno Beppe sedeva a capotavola, da dove si godeva lo spettacolo degli invitati che mangiavano, bevevano e chiacchieravano in allegria. Solo per un momento cadde il silenzio e un velo di tristezza oscurò gli sguardi. Fu quando il nonno ricordò che tra due giorni sarebbe partito alla volta del Bosco Grande. Ma il gatto Fritz alzò subito il calice per un gioioso brindisi al coraggioso nonno, grande viaggiatore, e tutti tornarono a ridere e scherzare.